Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» E gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre, e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca?» Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi». Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Per essere felice, per essere perfetto, ci conviene davvero ascoltare quanto Gesù ci suggerisce nel brano evangelico di oggi. Per avere la vita eterna, cioè per essere felice, per esserlo bisogna però faticare un po', mettercela tutta con le nostre forze. Per essere felici non basta tenere ordinata la propria vita, la propria esistenza, ma liberandoti da tutto ciò che ti trattiene. Osservare i comandamenti, ma anche dare, non tenere per sé i beni, perché questi sono i beni che Dio ti ha dato. È necessario quindi metterli a disposizione di tutti. Non essere felice, ricco da solo, ma con gli altri, condividere, cioè dividere con. Non si tratta solo di beni materiali, ma anche e soprattutto di beni spirituali. Papa Francesco dice: «Solo accogliendo con umile gratitudine l'amore del Signore ci liberiamo dalla seduzione degli idoli». Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Amen, alleluia. Buona e santa giornata. Dio vi benedica.